dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista della corsa, non posso certo rimproverare niente ragazzi, però in alcuni momenti, secondo me, anche come ardore agonistico, secondo me potevamo fare qualcosa di più. Penso anche ai minuti finali, quando diversi avversari erano con i crampi estremati. La sensazione che si potesse fare di più, soprattutto attraverso la corsa, la determinazione e la voglia di ottenere appieno questo risultato. Qualitativamente potevamo fare qualcosa di meglio, sia nella costruzione, ma soprattutto nella finalizzazione negli ultimi 30 metri, perché per le volte che siamo arrivati a fondo campo, per le volte che siamo arrivati negli ultimi 30 metri, ci siamo arrivate tante, tante, tante volte, abbiamo tirato troppe poche volte in porta. Non dovevamo neanche arrivare a supplementari, per me, perché poi dopo, se vai a vedere, loro hanno avuto un'occasione da gol, perché parlare del gol mi sembra, cioè addirittura qualcuno in panchina non ha neanche visto, perché si è girato dopo il tiro. Mi è successo quel che è successo, è stato un infortunio, è scivolato, gli è partito via, gli è andato via il piede di appoggio e non è riuscito a spingere, non ci è arrivato. Ok, di occasioni ne hanno avute una, che è stata quella sulla palla in verticale sopra Sabatino, dove poi dopo hanno calciato fuori. Per il resto no, non ci sono state occasioni da gol per i nostri avversari. La partita l'abbiamo fatta noi, che lui dica che hanno avuto un pochettino più voglia, si riallaccia quando io dico che dovevamo anche andare oltre al giocare, dovevamo mettere in campo qualcosina di più dal punto di vista temperamentale, soprattutto nei supplementari, quando loro erano in grandissima difficoltà dal punto di vista fisico. In questo siamo stati anche molto penalizzati dall'infortunio di Yanga, Come che sta, mister? sensazioni non positive, insomma, Problema no, muscolare comunque. sì, problema muscolare, purtroppo è un problema muscolare, è il secondo che ci capita in 4 mesi che lavoriamo, e purtroppo, insomma, anche il fatto di cambiare spesso terreni su cui ci si allena, questo non agevola, insomma, era una delle situazioni a cui stavamo particolarmente attenti.